Eccoci qua, siamo pronti. Si saluta, ma si taccia. Si taccia. Allora, siamo pronti o no? Già? Yeah. Così proprio, carica. Perché comunque la diga dei Ridracoli dà l'acqua a quelli comuni, lo sapete? Vale, lo sai qual è la cosa bella? La sai o no? Siamo solo noi. Vale, come andiamo? Bri, te quest'estate qua camminavi un po' provata, meno un ambiente verde, all'ombra. Adesso non c'è una foglia, non ce n'è una. Ragazzi, su, su. Non si cede. Allora ragazzi, vi sentite soli? Nessuna risposta. Vi sentite soli o no? Molto eremita. Molto eremita. Perché la valle qui è un po' bassa, in basso, seduta. Non ho detto che sei basso, ho detto che sei seduto in basso. Beh, ecco. Siamo qua nel nulla più totale della diga. Bellissima. Siamo all'altezza del bacino. Monio, domanda. Quanto riesce a tenere la diga? Dici di litri? Ah, non ne ho idea. Male, male. Lo scopriremo su Wikipedia, poi lo mettiamo in video. Tranquilli, ragazzi. Allora, Monio, sei arrivato al punto panoramico. Sei contento? Yes. Ottimo, perché il punto panoramico cosa offre? Offre vista e ristoro. Vista e ristoro. Ottimo. Adesso possiamo vedere anche voi la vista. Il bacino idrico della diga degli Dracoli vista dall'alto. Bello. Sembri anche abbronzato di brutto, sai qua. Forse ho sudato un po'. Ah, il sudore, mi cavi così, no, la poesia. Scherza, ah. No, siamo stati un po' giù. Non male come panorama, eh? Guarda che roba. Farà piacere alla signora Ramona sapere che questo rifugio che è qua sopra, che si trova appunto qua nel percorso della diga di Ridracoli, sì, perché è una ghiottona di crostate ed effettivamente molto buona, vero Monio? Quindi se volete fare una passeggiata qui non è male, anche perché la vista diciamo che non lascia del tutto disinteressante.